Cari amici eccoci puntuali come sempre almeno per quanto concerne la nostra presenza per la trasmissione odierna dell'altra voce voglio ricordarvi stiamo trattando nel soggetto la bibbia per tutti quindi bibbia a livello popolare con linguaggio popolare quelle che sono i prodigi della bibbia in questa trasmissione parleremo dei prodigi del deserto quelli che troviamo nel libro dell'esodo Intanto, voglio presentarvi subito eh, ancora i servitori qui presenti. Abbiamo il pastore Francesco Pannaccione, Daniele Bachmann e Michele Passaretti. Partiamo subito con i nostri argomenti e credo che dobbiamo assorbirci un po' di acque amare. Ci eh, parli un poco, Francesco, un poco delle acque amare, quel famoso prodigio. Sì, eh, vediamo che eh, Israele non appena esce dall'Egitto, dopo la famosa, importante liberazione dalla schiavitù assiste a uno dei prodigi più belli, più importanti al quali appunto il passaggio del Mar Rosso. Assiste a questo evento straordinario e non a caso, ecco, noi leggiamo nell'Esodo capitolo 15 hanno un cantico meraviglioso, che è un cantico di vittoria che Mosè innalza all'eterno al Signore. Ma pure dopo appena tre giorni di cammino nel deserto il popolo incontra uh, ecco, la solitudine e cerca un pozzo da bere cerca dell'acqua da bere ma non ne trova quindi vediamo dopo l'inno di Vittoria iniziano un po' i lamenti di questo popolo che pure ha veduto, ha acquistato la, la potenza di Dio, del Signore ma ecco, a un certo punto il popolo chiede a Mosè che berremo e giungono a un certo posto appunto chiamato Mara dove trovano dell'acqua amare che non possono bere a questo punto vediamo che il Signore Parla a Mosè, dice, gli mostra un pezzo di degno, dice, gettano nell'acqua, l'acqua diventa improvvisamente dolce. E più avanti poi, dopo il cammino, arrivano a un certo punto, un certo posto, che si chiama Rim. Qui trovano 12 sorgenti d'acqua, 70 palme si accampano e qui rimangono. Cosa possiamo imparare? Quale insegnamento ci viene dato attraverso questo prodigio? che sappiamo tutti il prodigio è un evento straordinario, un evento particolare. Vediamo che ecco, le acque amare possono sembrare, possono significare per noi che per il nostro cammino quotidiano ecco, possiamo incontrare delle difficoltà. Attraverso questo evento, questo prodigio, il Signore vuole educare il popolo liberato affinché possa imparare ad ubbidire alla sua voce. Dice il Signore, se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi orecchia ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcune delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani. C'è un, un insegnamento. Allora questo insegnamento anche per noi deve significare che se anche possiamo incontrare delle difficoltà durante il nostro cammino quotidiano, Vogliamo imparare ad ascoltare e ad ubbidire alla voce del Signore. Ecco, e allora il legno gettato nelle acque che fanno cambiare l'amarezza di queste acque in acque dolci, per noi ha un riferimento importante. La croce, il legno dove Gesù Cristo ha pagato per i nostri peccati. Solo allora, solo quando noi ci accostiamo a questo legno, solo quando noi ci accostiamo a questa croce, la nostra vita, per quanto amara possa essere. Per quanto difficoltosa e provata possa essere, solo allora potrà cambiare, ed allora anche per noi ci potrà essere quella benedizione che Israele poi ha trovato quando ha raggiunto quel posto. Elim, ecco per noi: Elim può essere questo luogo di riposo dove noi possiamo raggiungere quando ci accostiamo alla croce di Cristo, ma con fede, quella fede che ci dà quel riposo in questo mondo e nella vita eterna, che Il Signore ha promesso a tutti quelli che credono nel Suo nome. E ringraziamo Francesco per questa bella spiegazione. Sappiamo che l'acqua è indispensabile per la vita e la malitudine, l'acqua amara, indubbiamente non è qualcosa che si può ricevere con piacere. Grazie per la vita che ci ha dato Gesù, grazie per la vita che abbiamo avuto per il sacrificio della croce. Ma di prodigi nell'esodo ne troviamo uno particolare, uno che. Eh, praticamente chi è che lo conosce quando diciamo la manna la manna nel deserto Beh, vogliamo e eh, vogliamo dare il compito a Daniele di dirci qualcosa su um, la manna e che cosa può rappresentare questa manna eh, di Dio per noi per il popolo di Dio e anche per noi prima di entrare in merito di questa spiegazione sulla manna vorrei ancora spiegare eh, ai nostri telespettatori che eh, teniamo presente che Mosè è uscito dall'Egitto con circa due milioni e mezzo di persone e adesso questo popolo cammina per fede insieme a Mosè e Dio li guida nel deserto. Appena abbiamo sentito avevano il problema dell'acqua, non sapevano eh, come risolvere questo problema e Dio ha fatto un miracolo. Ma ovviamente le provviste di cibo stavano a terminarsi e così c'era un altro problema. Il cibo. A mangiare. Cosa mangeremo in questo deserto? E ecco lì vediamo che gli uomini di nuovo mormorano, gli uomini di nuovo si ribellano. Quante volte noi abbiamo sperimentato, Dio ci ha protetti, Dio ci ha liberati, Dio ci ha aiutati. E noi forse siamo simili a questo Popolo. Questo Popolo si lamenta, mormora contro Mosè, contro Aronne, dice perché ci hai portato in questo deserto, o fossimo pure morti in Egitto perché questo cammino? E non sapevano che se Dio li ha eh, guidati fuori dall'Egitto così in modo miracoloso? Certamente ha un piano. Dio ha un piano per la nostra vita, Dio ha un piano per questo popolo, non per farli morire miseramente nel deserto, Dio ha il piano di dargli del cibo, la manna, un cibo che è sceso dal cielo, un cibo miracoloso che non sappiamo bene spiegare, scienziati o studiosi hanno cercato di dare una risposta, ma per noi rimane sempre un miracolo che questo popolo di 2 milioni e mezzo di persone per 40 anni hanno mangiato giorno per giorno di questo, questo manna, di questo cibo particolare. E c'è un particolare, che questo cibo eh, conteneva tutto il nutrimento necessario per, per l'uomo. Oggi si parla di vitamine, di tante cose. Lì nel deserto trovavano solo questo cibo. E, Nutrivano di questo cibo meraviglioso, miracoloso che Dio ha provveduto per loro. 40 anni. È interessante notare che con Giosuè, quando sono entrato poi nella terra promessa, hanno iniziato a mangiare dei cibi del Paese, del Canaan. E il giorno dopo c'è la manna che venne dal cielo. Era un cibo eh, semplice, un cibo. Un grano, un tipo di grano, simile al coriandolo, viene spiegato stesso qua nella Bibbia e che loro potevano mangiare. Ma noi vogliamo soffermarci su un altro particolare di questa, questa manna. Perché? Perché Gesù parla anche di questa manna. E anche il popolo ebraico nel tempo di Gesù, nel Vangelo, parla di questa manna. E noi leggiamo che Gesù dice che lui. È il pane che viene dal cielo, lui stesso è la manna che viene dal cielo. È vero che gli ebrei hanno mangiato di questo pane, ma il vero pane che viene dal cielo, che dura in eterno, è Gesù stesso. Dice: Chi mangia la mia carne eh, avrà mai più fame. Chi mangia Gesù simbolicamente, ovviamente, mangia fa parte di questo cibo spirituale per la sua vita, non avrà mai più fame. Gesù dice, io sono il pane della vita. È vero che il popolo ha mangiato di questo pane miracoloso, ma il miracolo più grande fa capire Gesù è di avere il pane della vita che dura in vita eterna. Perché chi mangia di questo pane umano dovrà finire, ma chi ha il cibo che Gesù ci dà, il perdono, la vita, la salvezza eterna, non avrà mai più fame in eterno, vivrà in eterno per la gloria di Dio. E la manna, grande prodigio, C ha la parola, il termine deriva da una parola ebraica che dice cos'è questo? Si svegliano gli Israeliti e trovano, e trovano questa coltre quasi come neve, non neve naturalmente, l'assaggiano, è buona, però ricevono anche delle... E regole precise, devono raccoglierla giorno per giorno. Certamente ci saranno anche le quaglie dopo, eh. non hanno mangiato soltanto la manna, ma eh, eh, la manna è la creazione eh, per quel popolo, in quel momento. Le quaglie si conoscevano, arrivano, anche quello è un prodigio, ne arrivano in grande quantità, ne possono prendere quante ne vogliono, ma questa manna, la non è buona e poi gli, gli viene detto eh, a questo popolo tramite il servitore Mosè. Ne raccoglierete giorno per giorno, soltanto in previsione del sabato potevano raccoglierne una porzione doppia. Beh, chiediamo al pastore Michele Basetti di continuare quello che ho iniziato a dire. Infatti, fu dato loro questo specifico comandamento, ordine, di non raccoglierne di più di quella che potesse essere la. la Uh, il fabbisogno personale, addirittura fu dato il, la misura, l'omer, indicativamente dovrebbe essere circa 3,5 uh, kg a persona per la giornata, quindi una misura più che soddisfacente, più che abbondante. Dio si era manifestato in tanti modi, come l'Idio Onnipotente, come l'Idio Santo, ma in questa circostanza Dio si manifesta al suo popolo come Yahweh Jaire, l'Iddio che provvede, l'Iddio che viene incontro al bisogno del popolo. Naturalmente eh, l'istinto di conservazione eh, eh, dell'uomo immediatamente emerge perché? Perché eh, questi subito ne fecero abbondanti scorte, oltre la misura che fu loro indicata. E la sorpresa nacque l'indomani, nella giornata successiva, perché andarono a vedere e questa ormai era una sostanza pudrida, c'erano vermi, non avevano ubbidito a quello che il Signore le aveva detto. Perché? Perché Dio anche il giorno dopo avrebbe provveduto con lo stesso prodigio, con lo stesso miracolo per i loro bisogni. E difatti, lo diceva prima il pastore Bachmann, per 40 anni si è rinnovato questo miracolo, questo prodigio. Il Signore provvedeva, il Signore che vuole sfidare l'uomo a vincere anche quelli che possono essere gli istinti più, uh, più, più uh, terreni, umani, è vero: uh, l'appropriazione, la preoccupazione dell'indomani, l'ansietà che può cogliere l'uomo nel cuore, cuore dell'uomo all'atto che uh, c'è la, 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 la preoccupazione del futuro, che cosa mangeremo. Come andremo avanti, quale può essere la nostra vita? Gesù diede degli specifici insegnamenti nel Vangelo, dice: non, chi ha fede, chi ha conosciuto il Dio che provvede, non deve preoccuparsi perché ha affidato la sua vita nelle mani di questo grande Dio che sa come provvedere ai bisogni dell'uomo, come provvede ai fiori eh, della campagna, agli uccelli del cielo, così provvederà per i suoi figlioli, perché Egli è il nostro Padre Celeste. E di fatti in una circostanza analoga Gesù si trovava appunto nel deserto a predicare, quando si rese conto che le folle erano stanche, avevano bisogno di mangiare, non avevano di che mangiare Gesù moltiplicò i pani, moltiplicò i pesci a testimonianza di quanto insegnava noi dobbiamo imparare come uomini a rimettere la nostra vita nelle mani di colui che può prendersi cura di noi può provvedere meglio di chiunque altro e il verso è meraviglioso eh, vorrei citarlo non siate con ansietà solleciti di ciò che dovrete mangiare o di come dovrete vestirvi Dobbiamo confidare realmente in colui che può ogni cosa. Ma altro prodigio e vorrei chiederlo adesso a Daniele di parlarci di un altro prodigio che avviene nel deserto, quello della roccia di Oreb. Quasi quasi ci stanchiamo di sentire sempre le stesse cose perché ancora leggiamo che questo popolo mormora contro Mosè e contro Dio perché ha sete un'altra volta. E anche facile anche per noi, è vero? Che noi possiamo lamentarci, che noi possiamo perdere la fede dopo che Dio ci ha aiutato. E Dio indica a Mosè di avvicinarsi a una roccia che stava là vicino al monte Sinai, questo questa monte Oreb, così chiamato, e <coughs> lì doveva. Eh, colpire questa, questa roccia con il bastone che già in Egitto gli veniva dato come bastone dei miracoli. E così Mosè eh, urtò contro questa roccia, toccò questa roccia e usciva dell'acqua, dell'acqua fresca. Il popolo ovviamente si rallegrò un'altra volta. Dio provvede non soltanto il pane, ma anche da bere l'acqua fresca, dopo la sete, che cosa possiamo desiderare di più che l'acqua in un deserto? E così vediamo, Dio fa questo miracolo. Come è avvenuto? Molti cercano anche qua di spiegare umanamente, ma i miracoli non si possono spiegare. Dio ha provveduto in un modo miracoloso, che al momento giusto, al posto giusto, c'era già l'acqua pronta per questo popolo grandioso, questo popolo grande che veramente eh, nei, su nei suoi lamenti non era tanto grandioso. Veramente vogliamo lodare Dio che provvede per noi anche l'acqua della vita. Gesù dice chi ha sete, venga a me e beve di quest'acqua della vita. Gesù era la roccia che era con il popolo nel deserto. Ancora oggi Gesù ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Perché preoccuparci del cibo? Perché preoccuparci dell'acqua? Gesù ci vuole dare quello che abbiamo bisogno. Gesù vuole dare quello che la nostra anima ha bisogno. Chi ha sete? E lui parla spiritualmente, ovviamente. Chi ha sete venga qui e beve di quest'acqua. Gesù disse alla Samaritana che lei avrebbe sempre dovuto venire a questo pozzo per eh, attingere, ma chi berrà dell'acqua che Gesù gli avrebbe dato non avrà mai più sete in eterno. Tu, care telespettatore, hai tu sete, hai tu fame, Gesù ti dà il vero pane, il, la vera bevanda, che la tua vita sarà soddisfatta. Dio è sempre presente, anche nel deserto della tua vita, anche nelle prove. Il Signore ha pronto, ha una ampia acqua fresca per darti soddisfazione, per darti gioia nel deserto. Quindi anche quest'altro prodigio dalla roccia di Oreb ma abbiamo detto anche nella trasmissione precedente a volte i prodigi non sono fatti soltanto, non sono arrivati nel deserto soltanto a beneficio, ma anche quale giudizio di Dio per questo popolo che abbiamo sentito, è stato un popolo che mentre lodava Dio per quello che riceveva se lo dimenticava immediatamente. Vogliamo rivolgere a Michele Passeretti eh, questa domanda. Vuoi parlarci un pochino di quello che sono anche si sono verificati ancora nel deserto altri prodigi che hanno rappresentato il giudizio di Dio per quel popolo. Sì, e, desidero fare anche una premessa prima di eh, trattare questo, questo specifico tema: è che naturalmente, per quanto ci eh, riferiscono le Scritture, siamo eh, tenuti a raccontare in maniera. Uh, quasi uh, da cronaca, quelli che sono state anche le ribellioni, le disubbidienze del popolo di Israele. E questo non lo facciamo lì tanto per sottolineare l'infedeltà di un popolo al punto da dare forse l'impressione di essere uh, mossi da spirito antisemitico uh, o antisemitista. No, assolutamente, lo abbiamo ripetuto e uh, lo sottolineiamo ancora. Abbiamo un grande rispetto per il popolo di Israele, per gli ebrei, perché è stato il popolo scelto, il popolo eletto. E se spesso andiamo a considerare anche le infedeltà, quelli che possono essere stati, i suoi peccati, le sue ribellioni, è per trarne quell'aiuto, eh, quell'insegnamento, quel quelle indicazioni che ci servono Per non cadere negli stessi errori Facciamo tesoro di delle tristi esperienze Che questo popolo ha fatto E di diceva il pastore Remo Che non sempre i prodigi di Dio Sono stati indirizzati a manifestare è vero, la sua gloria Dando spettacolo di opere positive Talvolta il prodigio è stato anche afflittivo, punitivo, come nel caso per esempio, io voglio ricordare, di una ribellione che sorse in mezzo al popolo di Israele. Ci fu una uh, delle persone più influenti, Tale Core, che insieme ad altri due, Datan ed Abiram, suscitarono una ribellione, riuscirono a coinvolgere 250 tra i capi. Del popolo. Abbiamo sentito anche il pastore Bachmann che diceva che erano milioni di persone che ogni giorno gravavano eh, sulla vita di Mosè, che era responsabile di questo eh, esodo, di questo eh, pellegrinaggio di questo popolo. Bene, questi sollevarono una, ri una rivolta, una ribellione contro l'autorità di Mosè, insomma praticamente fu una sorta di colpo di Stato e Mosè fece una sfida propose proprio una, una sfida, una disfida nei confronti di questi, disse bene, voi vi eh, ritenete di essere eh, scelti, unti da Dio per sostituirmi e per condurre il popolo, bene, sarà Dio a scegliere. E in quella circostanza, nel libro dei numeri, al capitolo 16, noi troviamo che il giudizio di Dio fu terribile, fu severo, si aprì improvvisamente la terra e questi, insieme alle loro famiglie, furono inghiottiti direttamente nel centro della terra. Il fuoco nello stesso momento scese e consumò e bruciò i 250 che avevano eh, partecipato a questo, eh, a questo movimento di ribellione. Ecco, questi sono anche segni della eh, potenza di Dio che naturalmente viene investita per affermare la giustizia di Dio, per affermare ancora il principio dell'autorità di Dio. Noi abbiamo ricordato come si sono aperte le acque del Mar Rosso, abbiamo visto in questo un prodigio sorprendente per il popolo di Israele che passava, ma ricordiamo che fu anche un giudizio per gli egiziani che furono sommersi dalle onde e quindi furono ancora distrutti. Perché? Perché si opponevano al piano che era di Dio. Io in conclusione voglio leggere soltanto uno degli ultimi passi della Bibbia, quella che noi troviamo nel libro dell'Apocalisse che riguarda i tempi futuri, l'escatologia profetica, dove capitolo 20 verso 14 noi leggiamo e poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E questo è naturalmente riferito al giudizio universale, dove anche lì l'uomo dovrà dar conto della pro delle proprie scelte, della propria vita, e chi non sarà trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nello stagno di fuoco in naturalmente rappresentanza di questo giudizio che Dio nel corso dei tempi ha sempre ancora annunciato e talvolta anche praticato e da Francesco vogliamo eh, offrirgli di concludere questa trasmissione sulla considerazione che i figli di Israele nonostante tanti prodigi non hanno mai manifestato un arrendimento totale, completo a Dio perché? Ecco, sembra una domanda un po' enigmatica, perché? È una domanda un po' difficile all'apparenza perché eh, vediamo che eh, chiunque quando riceve qualcosa di bello, di buono, gli è riconoscente. E invece, vediamo questo popolo, questa gente che, nonostante ha sperimentato personalmente le promesse del proprio liberatore Yahweh, con ecco, l'Eterno, Uh, nonostante ciò ecco, nonostante ripetutamente più volte ha sperimentato ha assistito ai prodigi ai miracoli del proprio Signore continuamente resiste affinché uh, uh, non, uh, non, um, non accolga completamente la, la volontà del proprio Signore Ecco, è un popolo continuamente ribelle possiamo trovare questa risposta forse nello stesso nome del popolo di Israele Infatti, Israele vuole dire colui che contende con Dio. Vediamo che fu dato a Giacobbe che contese con l'angelo a Peniel. Quindi è un popolo che lotta continuamente con il proprio Signore e liberatore. Potremmo dire che forse non si arrende ancora perché è un popolo irriconoscente, non lo riconosce, non lo ringrazia, è un popolo che continuamente vuole fare di testa sua, e non a caso il Signore definisce il popolo di Israele un popolo dal collo duro. Ma io penso che queste sono soltanto alcune risposte che noi ci possiamo dare, ma la risposta completa, piena, che possa darci piena soddisfazione la possiamo trovare nell'epistola nell ai Corinzi, quando lo stesso Paolo, Apostolo Paolo, parlando di Israele, dice ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al dito oggi, quando fanno la lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ecco, ma quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, dove c'è lo Spirito del Signore, qui c'è libertà. Fin quando Israele non riconoscerà in Cristo ecco, il Messia promesso, il loro sarà un popolo dal collo duro, dal cuore duro. Quindi io credo che fin quando Israele non riconoscerà il Dio, il proprio Signore, il proprio Salvatore che manifestato nella persona di Gesù Cristo il loro cuore rimarrà duro. Ma gloria a Dio che anche per loro c'è la promessa della liberazione non soltanto dalla schiavitù ma anche quella spirituale dove tutti noi un giorno abbiamo gustato. Come abbiamo udito quindi ci sono delle condizioni e soprattutto degli esempi biblici che non ci esimono eh, dall'evitare degli errori che hanno commesso gli altri. La Bibbia non è scritta soltanto come cronaca per informarci, tutta la Bibbia è la parola ispirata di Dio che serve per correggerci, per portarci nella giusta direzione, nel cammino, nella benedizione di Dio. Il popolo di Israele, abbiamo notato, il vecchio popolo, il nuovo popolo, c'è stata sempre eh, una condizione di, possiamo dire, di rispetto all'autorità di Dio e molte volte di cercare di sfuggire a quello che sono i comandamenti, a quello che è stata, eh, ciò, che, ciò che è stato e quello che Dio ha creato per loro. Possiamo dire che una parte di questo riguarda l'umanità, tutta l'umanità. È, sono, è nella, proprio nella natura umana che molte volte... Abbiamo questa battaglia, anche noi stessi abbiamo una battaglia interiore, che molte volte siamo portati a fare quello che non vorremmo fare e viceversa. È l'uomo naturale, e l'uomo naturale si ribella a tante situazioni, dimentica troppo facilmente ciò che non dovrebbe dimenticare e ricorda troppo facilmente quello che invece dovrebbe dimenticare. Quindi, che questi esempi, al di là di quello che è il tracciato storico, al di là di quelle che sono. Eh, i vari prodigi per eh, dimostrare soprattutto quella che è la realtà di un Dio vero, autentico, sia per tutti quanti noi, cari amici telespettatori, eh, sia per noi un esempio da non imitare in questo caso, ma da recepire per imitare colui che è stato obbediente fin dalla nascita e fino all'ultimo alito della sua vita da uomo, la nostra guida, il nostro modello e il figlio dell'uomo, Gesù Cristo il Signore e a questo punto la prossima trasmissione ancora sarà e eh, si svolgerà su ancora altri prodigi diversi prodigi che troviamo eh, scritti nell'Antico Testamento a questa vedremo di dargli altre, altre riflessioni e intanto Michele Passaretti Daniele Bachmann, Francesco Pannaccione Remo Cristallo vi salutano con il saluto più sincero, più bello e Dio veramente vi benedica.